dati di oggi, i dati dell'OCSE che dicono che l'Eurozona è il problema della mancanza di crescita dell'economia mondiale, sono molto tristi da un lato e, lasciatemela dire, incoraggianti dall'altro. Incoraggianti sì, perché dimostrano che se l'Eurozona cambia, può tornare a crescere anche l'economia mondiale, ma come può cambiare l'Eurozona se non investendo sull'innovazione, sul talento, sulla capacità di investire sulla ricerca, sui prodotti di altissima qualità? Ecco perché noi oggi in Italia stiamo combattendo una battaglia perché l'Europa cambi. Noi non abbiamo voglia di fare le polemiche con i vertici europei. Noi non stiamo lamentandoci di ciò che accade a Bruxelles. Io, ad esempio, non ho mai detto che a Bruxelles la Commissione è un covo di burocrati. Però ora che l'hanno detto loro, mi fa quasi pensare l'idea, perché se la Commissione vuole non essere il luogo della burocrazia, bene, ce l'ha un'occasione di dimostrarlo concretamente. Liberi le risorse per l'innovazione, la tecnologia, la banda larga, i prodotti di alta qualità tecnologica, le liberi dal computo del patto di stabilità. Consenta di investire, se davvero vogliono essere quelli che non si chiudono nel recinto dorato della burocrazia, abbiano il coraggio di dire che tutto ciò che viene investito per creare skills professionalmente rilevanti, tutto ciò che viene investito per creare reti di nuova generazione, tutto ciò che viene investito per creare prodotti tecnologici di altissimo livello, tutto questo venga tolto dalle catene del patto di stabilità e dimostriamo che allora l'Eurozona può tornare a crescere, dimostriamo che le aziende che fanno investimenti e innovazione, che hanno una terribile concorrenza in Cina come negli Stati Uniti, vengono aiutate.